Allora, vorrei ringraziare molto, devo dire, Giovanna Mazzoncini per questa sua ampia disamina di quello che è stato in qualche modo il pensiero psicanalitico sulla distruttività umana e in particolare per avere poi aperto, diciamo, due argomenti che verranno ripresi in queste giornate. Uno, quello del vivo dell'Altunia, che adesso sarà affidato a Manuela Fraire. E poi l'altro, quello di Sonia Orfaiani, che si presenta in questa stessa sede sabato mattina alle 10. Io spero che voi possiate essere presenti perché sarà una bellissima occasione, di quello delizioso, devo dire. E la copertina è bellissima, qualcuno di voi l'ha ricevuta perché ho cominciato a farla girare già. Allora, quindi grazie moltissimo a Giovanna, darei la parola a Manuela Fraire, che anche lei è psicanalista e membro ordinario della Società Psicanalitica Italiana e autrice di numerosi saggi e articoli. Lei è qua stasera in particolare perché un saggio l'ha scritto per il libro di Janine e Vahram Altunian, o meglio, per la traduzione italiana che lei ha curato. Per un disguido non abbiamo qua le copie oggi, ma io mi auguro che arrivino per i prossimi giorni. Magari tu cerca di parlare con l'editore, ti prego. E questo libro si chiama in italiano Ricordare per dimenticare, il genocidio armeno nel diario di un padre e nella memoria di una figlia, Manuela. Certamente. Vi prendo poco tempo, vi consiglio, se lo trovate ancora in libreria, di fornirvi di questo piccolo libro pubblicato dalla casa editrice Mondelli, che ovviamente fa un inconscio negazionista perché lo distribuì male all'inizio e oggi ha mandato un altro libro qui, invece che quello che voi avreste potuto avere in mano. Però adesso, a parte questi lapsus, diciamo, di una storia. È l'unica traduzione italiana che esiste del diario di Vahram Altunian, che a 19 anni ha vissuto l'esperienza della deportazione assieme ai fratelli e alla madre ed è finalmente approdato in Francia dopo svariate vicende. Al suo arrivo in Francia ha scritto di fretta su un quaderno di scuola in un turco armeno abbastanza sgrammaticato, non essendo un uomo di cultura, la memoria precisa della deportazione con una specie di ossessività nel ricordare ogni nome e ogni luogo dove era stato e ciò che era accaduto. In ultimo vi dico brevemente come io sono arrivata a questo diario. Io comunque sono arrivata a questo diario tramite la figlia, che è Gianina Pignano. È una storia dell'incontro fra due donne che apre questa pagina per me della mia vita personale, della mia vita di analista e che spero sia, se circola un po' di più, un contributo a comprendere come una vicenda come quella armena sia di grande interesse e ancora di più attuale in un momento in cui c'è una migrazione, come quella a cui noi assistiamo, che è considerato invece una forma di accoglienza che noi facciamo nei nostri paesi a chi arriva qua e in realtà è una forma nascosta di genocidio. Ma questa è la mia opinione, comunque in qualche modo ecco come questo si lega a ciò che io ho colto del diario di Vahram Altunian. Vahram Altunian viene messo in salvo dalla madre e viene quindi dato degli arabi di passaggio perché la madre è sicura che morirà di quella deportazione. Il padre era già morto durante la deportazione. E viene molto amato dagli arabi questo Vahram, anzi lo vorrebbero adottare, ma lui non si dà pace. E quando passa un'altra carovana, si fa portare nella città dove secondo lui doveva essere la madre che non aveva più visto e attraverso varie vicissitudini lui ritrova questa madre che incontra più volte e non riconosce fino a che la riconoscerà e la porterà con sé presso gli arabi che poi lo aiuteranno ad arrivare in salvo più o meno.
Cosa c'è di particolare, a mio parere, in questa particolare storia di deportazione, anche quella degli armeni? È molto raro che noi abbiamo nella storia episodi di violenza, di malcostume, di maleducazione armena. Gli armeni sono educati, intelligenti e silenziosi, magari tra di loro ci siano molti intellettuali di cui noi ci siamo forniti, a cominciare da Boris Vian, ma direi anche da Ulma, direi moltissimi altri personaggi che fanno parte della nostra storia, ma che hanno avuto il nome castrato alla fine della desinenza agli anni, che è patronimico, in maniera da poter, come dire, essere in salvo nelle culture di accoglimento. Che cosa mi ha colpito? Non soltanto di quello che questo giovane uomo racconta, qual è il cuore di questa storia di deportazione, molto bene creato, sono 20 pagine, che lui racconta, è il bisogno di ritrovare la madre, malgrado una famiglia adottiva l'avesse stratovata, ha bisogno di ritrovare, secondo me, la voce, il suono, la lingua nella quale lui è cresciuto e che gli permetteva di non perdersi completamente nella migrazione. Janina Antoniani non impara la lingua armena, non gliela parlano, immediatamente parla la lingua francese e anzi fa un grande omaggio nei suoi libri al Codice della Repubblica Francese, dicendo che ha avuto un'educazione come il fo, da tutti i punti di vista, diventa una giornalista, una traduttrice dal tedesco e si mette a tradurre le opere di Freud dal tedesco. Alla domanda sul perché abbia scelto, avendo studiato in Francia, essendo di provenienza armena, di insegnare tedesco, lei ha detto, perché essendo la lingua di Freud qualcosa me la doveva pur dire del rapporto con la lingua, con la traduzione, che come sappiamo ha una radice ed è tradire nel senso di portare da una parte all'altra, era quello che facevano i soldati romani passando da un esercito all'altro. È un tentativo vero e grande questo della traduzione, di lavorare in lutto, vuol dire di fare proprio la cultura che si è perduta, di cui si è perduta la domesticità, ma che in realtà ha messo radici dentro di noi e rende pensabile la nostra esperienza del presente. Tutta l'opera di Janina Antoniani, ha scritto svariati libri, è dedicata all'elaborazione del trauma fatta attraverso la scrittura, non intendendo assolutamente dire che chi ha subito un grande trauma se si mette a scrivere un libro si cura per questo, ma che non può dimenticare, se scrive avrà il tormento di non poter oubliare. Come è che sono arrivata a lei? Ultima cosa. La Casa della Donna ha organizzato un ciclo di incontri dove, dal titolo Memoria e Violenza, un certo gruppo che presenta l'organizzatrice di questi incontri. In uno di questi incontri all'improvviso è mancata la relatrice, una di noi, perché è morta la madre durante la giornata, una relatrice ebrea molto brava, e per via della qualità azzardata della mia persona è stato chiesto a me di sostituirla all'ultimo momento. E io l'ho sostituita al fatto che il titolo fosse modificato nella memoria è violenza, una violenza necessaria. Per questo avevo sotto mano, per altri motivi di ricerca mia, sia professionale che personale, una pubblicazione francese che raccoglieva più autori, che era stato fatto in occasione di un convegno fatto all'Università di Parigi sull'oblio del padre, si chiamava Le Blue. Che cosa? E lì c'era
un piccolo lavoro di Janine Artunian che narrava di come per lei questo oblio si era interrotto nel momento in cui aveva potuto vivere in prima persona la rottura del silenzio a cui era andato soggetto il trauma della deportazione. Come avviene? Viene occupata per la prima volta in maniera clamorosa dagli elementi dell'ambasciata turca di Francia per impedire che ci fosse un riconoscimento europeo della Turchia prima che la Turchia riconoscesse il genocidio, questo è stato più volte qui citato oggi. A quel punto Janine apre finalmente il cassetto dentro cui era il diario del padre. Lo sapevamo tutti che c'era questo diario, non era stato aperto, non era stato toccato, e capisce che questo diario lei lo deve leggere, ma deve trovare chi lo possa tradurre, perché è una lingua che lei non può tradurre da sola. E attraverso la lettura, la ricerca di chi potesse tradurre, comincia la sua opera di traduzione di questa esperienza che è arrivata a lei, non raccontata dai, naturalmente, è stata raccontata per l'essenziale dai suoi genitori. I genitori parlavano in turco almeno fra loro, quindi lei aveva proprio quella consuetudine che ci ha, sapete, con la lallazione, con i suoni della lingua materna, ma non la decifrazione, non poteva interloquire con loro in questa lingua. E si rende conto quindi che c'è un avvicinamento alla lingua che è qualcosa che ha a che fare non soltanto con le parole, ma con l'effetto che la lingua ha sui nostri corpi e come si modifica il nostro corpo di sentire, pensare, le relazioni, la realtà. E Janine fa lo sforzo di tentare di scrivere questo, di farci capire come la scrittura è in realtà un corpo a corpo contro l'oblio e a favore della dimenticanza. Il modo come lei conclude il suo lavoro che sta in quel piccolo libro di cui vi parlo è appunto: spero che alla fine di poter ricordare invece che l'oblio del trauma, per poter dimenticare, per avere il diritto a dimenticare. Dimenticare e oblio sono molto molto diversi. Ultima considerazione che mi ha portato poi a lavorare molto su lei e anche nel rapporto diretto con lei, un rapporto importante, una donna severa, di difficile accesso. Siamo andati a casa di Sonia Orfaviane una sera, quando è venuta a presentare qui in Italia il suo lavoro, appunto alla Casa della Donna, e l'unica volta che ho visto emozionata con le lacrime agli occhi Janine è quando, entrando nella casa di Sonia, ha sentito il profumo del cibo armeno e l'ha detto. Te lo ricordi? Oblio del padre. Oblio del padre vuole dire due cose. Il padre obliterato o il padre che oblitera, il padre che dimentica o il padre dimenticato. Questa era la chiave per me fondamentale a livello personale, professionale e, se volete, anche politico, perché questo è accaduto alla Casa della Donna, che ha introdotto in Italia Janine Artunian, che non era famosa come Antonia Aslan, ma molto aveva da dire lo stesso, e così tutto.